manifestazioni poi nel globo. E lui tra l'altro devo dire, come si vede, sono un amante della buona tavola e un paio appena lo vedo sì, ci sta grazie. È quello che gli ho detto. Ora sento, facciamo. No, ma si fa, questo è già pronto. Ora io sento se vogliono venire su. C'è qualche posto in più a sedere, c'è molto più caldo. Quindi per l'acclamazione di popolo, se vogliamo andare nel Salone dei 500, si può uscire con calma da quella porta lì in fondo, sulla destra, quella porticina piccola, prendere gli scaloni di destra. Siamo stati anche noi sorpresi, ma molto piacevolmente e favorevolmente colpiti da questa partecipazione. Forse giù in sala d'arte si poteva usufruire dell'impianto di aria condizionata, che qui purtroppo non c'è. Tuttavia io credo che la presenza nel Salone dei 500 renda ancora più significativo l'omaggio a Tiziano Terzani, e credo che forse lui non si sarebbe troppo turbato di qualche problema.
problema di adattamento o assestamento organizzativo quest'oggi. Io soltanto poche parole vorrei dire, avremo poi una presenza molto gradita con un interludio musicale, l'intervento di Folco, che saluto insieme ad Angela, insieme a Saskia, a tutti i familiari e gli amici di Tiziano Terzani, poi di nuovo l'interludio musicale, poi io credo che se qualcuno vorrà portare un saluto, una testimonianza, io ricordo, credo che Angela, saremo lieti di poterlo ascoltare e accogliere qui con noi poi il suo intervento. Io volevo partire semplicemente da questo, da una dedica su un libro che mi fu recapitato il 12 marzo, Vesco di Stanno, a Leonardo Domenici, sindaco di Firenze, con tutti gli auguri di farne una città umana. Buon lavoro, Tiziano Terzani. A dove si è nati o a chi si conosce,
per identificarsi, definirsi, stabilire dei rapporti anche elementari con chi si incontra. È un esercizio questo da provare, magari durante le vacanze. Ed è proprio quindi questa sua ricerca che lo porta a sviluppare poi una riflessione di carattere generale, come quella sui temi della pace e della guerra. Io ricordo proprio qui, quando nel febbraio del 2002, in un incontro affollato come questo, Tiziano Terzani parlò su questo tema della pace e della guerra, centinaia e centinaia di giovani, in un incontro organizzato dalla Fondazione La Mira qui in Palazzo Vecchio. E poco prima avevo avuto il piacere di trattenermi un po' con lui nella sala di Clemente VII, dove ricordo che osservavamo, un po' anche di autoironia, che lui era venuto a parlare di pace in questo palazzo che nella sua bellezza però costantemente non fa altro che ricordarci forse come un memento la guerra, questi scontri, queste battaglie, questi furibondi momenti di guerra fra uomini. E credo di poter dire però anche che il suo pacifismo così importante in quest'ultima fase della sua esistenza. A un certo punto in questo libro Tiziano Terzani ricorda il suo unico comizio, così lo chiama, fatto in vita sua in Piazza Santo Spirito alla conclusione della fiancolata contro la guerra. Però anche questo pacifismo così radicale e così sostanziale è un punto d'approdo per esperienze successive da parte di un uomo che aveva fatto esperienza di tante guerre, che le aveva viste, ne era stato coinvolto, le aveva vissute. Eppure, questo è stato uno dei messaggi più importanti di questa ultima fase della vita di Tiziano Terzani. Io voglio anche ricordare un momento importante, un passaggio importante, delle cose che lui scrisse in occasione di grande appuntamento che fu il Forum Sociale Europeo di Firenze nel novembre del 2002 e del suo coraggio di schierarsi in quel momento di così forti polemiche anche al fianco di quella città che lui aveva visto in alcuni momenti un po', come dire, per usare le sue parole, diventare sciatta e bottegaia, però scorge in quel momento la città positiva, la Firenze che si apriva verso l'esterno, che sapeva accogliere tanti giovani da tutte le parti d'Europa e del mondo, la Firenze che si mobilitava per la pace. E in quel momento, appunto, nelle parole di Tiziano Terzani, nel suo libro, c'era una speranza che da Firenze si estendeva a tutta l'umanità, con un messaggio anche semplice se volete, ma così profondamente chiaro e diretto, che vale la pena forse anche questo di ricordarlo e di rileggerlo. Dobbiamo vivere più naturalmente, desiderare di meno, amare di più, e anche i malanni come il mio diminuiranno. E soprattutto basta con le guerre e con le armi. Basta con i nemici, bisogna riportare una dimensione spirituale nelle nostre vite, ora intrappolate nella materia. Dobbiamo essere meno egoisti, meno presi dall'interesse personale e più dedicati al bene comune. Sono parole, se volete, molto semplici, ma che ci riconducono a quelli che sono i fondamenti del nostro vivere, della nostra vita, non solo individuale, Tiziano Terzani non smette mai la sua individualità, ma anche alla nostra dimensione e ai fondamenti etici e sociali della nostra esistenza. E io credo che in questo momento noi non possiamo non ricordare anche l'importanza del rapporto che appunto Tiziano ebbe con Firenze e continuò ad avere con Firenze. Ecco perché io credo che sia particolarmente significativo qui che insieme a tante persone venute da fuori, da lontano, che io ringrazio per questo caldo pomeriggio di luglio di essere qui nel Salone 500, qui c'è soprattutto anche tanta
Firenze, c'è tanta della sua Firenze, quella Firenze che lui sempre nel libro ci dice di aver apprezzato ancora nel momento in cui si metteva a sedere e a meditare nella Basilica di San Miniato, pur dicendoci che non per questo lui aveva riscoperto la religione di casa, ma che comunque questo rappresentava un passaggio, un misurarsi con tutte le religioni del mondo, del pianeta, in modo molto aperto. Ecco, io vorrei ringraziarlo qui come sindaco, come fiorentino, ma anche come una persona che crede profondamente che oggi il messaggio di pace che c'è nei suoi libri, nella sua vita, nei suoi scritti, è uno degli aspetti e dei lasciti più importanti. Siamo terzani, io vorrei comunque ringraziarlo a nome di tutti. E vorrei ringraziarlo per, se così possiamo dire, quei giri di giostra che ci ha fatto fare nella sua vita, che abbiamo fatto con lui, con i suoi reportage, con i suoi articoli, con le sue riflessioni e con i suoi libri. E io credo che quello che possiamo dire oggi qui da Firenze, dalla sua Firenze, è profondamente e sentitamente dal cuore grazie, grazie a Tiziano per quello che ha fatto. Come on.
della musica del maestro Krishna Das, un amico di mio padre. Carissimi amici, due sere fa mio babbo, anziano, non è morto. Ha lasciato il suo corpo, come voleva dire. Voleva evitare di morire. Preferiva usare l'espressione indiana. Ma quella che noi si chiama la morte, l'ultimo atto di questa vita, non gli faceva per niente paura. Perché ci aveva pensato tanto. Si era preparato negli ultimi mesi ed anni. E è per questo che quando se n'è andato, sulla faccia aveva un'espressione di estrema, straordinaria serenità. E è questa serenità che non dovrebbe permettere a noi oggi di essere tristi. Perché lui, che era per noi in famiglia il capo squadra, non lo era per niente. Era quasi felice, aveva confrontato questa cosa in una maniera che mi ha stupito completamente e aveva capito molto più di quanto io come figlio pensavo che lui avesse capito. Mio babbo è nato a Firenze, è cresciuto qui, ma da giovane è scappato via. Voleva andare lontano, voleva conoscere il mondo, voleva vedere tutto. C'è chi lo chiamava una forza della natura, da quanta energia aveva, e andava sempre più lontano. È andato molto lontano, ha visto moltissimi posti e moltissime cose, questo mi affascinava sempre, sapere cosa pensava, cosa credeva dopo aver visto tutto questo, dopo essersi divertito come un matto in posti che godeva, l'Asia, l'esotico, in cui stava benissimo, nei tropici, nel caldo, tra le palme, nelle guerre, e poi in mezzo alla gente, e poi in mezzo ai politici, e poi in mezzo a tutti ha incontrato. E cosa erano le sue conclusioni? Beh, sono stato molto fortunato, perché 4 mesi fa mi ha chiamato. Dopo averlo riportato più lontano possibile a vivere solo e nelle montagne,
mi ha riportato, come diceva lui, a risentire il cipolio delle porte di casa mia, a risentire l'odore del cotto, a rivedere le montagne dove io da bambino mandavo l'aquilone. Perciò è una decisione molto precisa che lui ha lasciato l'Himalaya per ritornare a Firenze, alle montagne di Firenze, a Rossigna, e lì ricrearsi la sua Himalaya a casa. Rossigna è un posto bellissimo e c'è la natura, e la natura in tutto il mondo bella uguale. E questa sua scelta aveva solo una condizione: dovevamo proteggerlo da tutto, da tutto. Perché in fondo quello che lui amava dell'Himalaya non erano nemmeno le montagne nevose più belle del mondo, ma era il silenzio, la solitudine e la possibilità di rientrare in se stesso. Perché dopo tutto questo lungo viaggio non solo è ritornato a casa, ma è ritornato a trovare se stesso. Allora Rossigna ha chiuso tutto, e questo vorrei spiegarlo a tutti gli amici e lettori a cui prima rispondeva, a cui parlava al telefono, a cui rispondeva ai mail, e poi ha smesso completamente. Mio babbo ha smesso di rispondere perché lavorava. Ha fatto un lavoro che non era più pubblico. Ha fatto un lavoro che non era più per gli altri. Ha fatto qualcosa che lui chiamava il lasciare andare tutto e non essere neanche più se stesso. Non voleva più nemmeno essere Tiziano, voleva essere Adam, senza nome. E l'unico modo di essere questo era di ritornare in famiglia e chiudersi completamente. Allora nelle montagne ha messo il cartello fuori dal cancello, che sembrava duro, ma come lui era, quando voleva una cosa era durissimo. Il cartello diceva: ogni visita è sgradita senza eccezione. E questo cartello ha tenuto via anche i gentilissimi carabinieri che passano a volte per salutare. Nessuno poteva entrare. E poi nessuno poteva chiamare. Non voleva assolutamente rispondere al telefono per nessuno. Aveva bisogno dei suoi mesi di silenzio. E con questo si è ricreato, in questo silenzio, quello che lui aveva trovato nell'Himalaya. È stato strano, perché quando ci ha richiamati a casa noi sapevamo che lui stava per morire, per lasciare il suo corpo. Eppure lui era veramente felice. Era come se questo fosse il suo ultimo grande viaggio. Era una vera avventura per lui. E l'ha detto chiarissimo: ho visto tutto, questo lo voglio fare e lo voglio vivere. E l'ha vissuto completamente. C'è un bell'albero in giardino, ha messo una sedia sotto l'albero, dietro sotto l'albero, ad ombra, c'aveva un gattino, due papere e le montagne. E per giorni e giorni e giorni stava davanti a questa montagna e l'unica cosa che diceva in continuazione è meraviglioso, è meraviglioso. Cosa vedeva? Cos'è questa cosa che era tanto meravigliosa? Ce l'ha fatta vedere a noi, ce l'ha fatta vedere quando ci ha fatto vedere la grandezza del mondo. I suoi figli, io e mia sorella, ci ha portati in giro con lo scopo, come diceva lui, di seminare ricordi, di farci vedere delle cose che ci sarebbero rimaste impresse nella testa, in modo che noi capissimo che non dovevamo rimanere rinchiusi nelle scatole, che si poteva essere liberi, non nelle scatole delle macchine, del lavoro, dell'ufficio, ma diceva: vai, lavora per un circo, fai quello che vuoi, non devi fare i lavori che ci sono, non devi inserirti in quelle scatole, non devi inserirti nella società, fai quello che vuoi e inventati la tua vita. Piano piano ho cominciato a capire questo. Da giovane, per farci vedere l'altro, per conoscere altre cose, ci ha portato in Cina e ci ha sbattuti in una scuola cinese, perché voleva che noi imparassimo il cinese, che conoscessimo l'altro dal di dentro, non dal di fuori. All'inizio era durissimo, ma poi invece aveva ragione lui, perché con questo abbiamo visto cos'è essere dentro l'altro paese e non essere turista. Questo è quello che lui ha sempre fatto.
A 40 anni ci ha portati tutti in India e noi non sapevamo perché. Dopo è venuto fuori che mio padre sapeva sempre che l'India sarebbe stato il posto che gli avrebbe insegnato l'ultima lezione, come morire. Però a 40 anni ci ha portati in India e a 40 anni un bambino piccolo ci ha fatto incontrare per la strada dei saggi e degli eremiti indiani. Mi serve la parte di vederli per un attimo e poi sono scomparsi. Invece quegli eremiti sono rimasti come una bomba a orologeria dentro di me, che è scoppiata a 20 anni dopo. Perché vedere alcune cose, vedere alcune meraviglie, alcuni personaggi del mondo che sono completamente diversi da noi, ci aiutano a sentire la grandezza di questo posto in cui stiamo. Perciò lui diceva, se avete l'occasione di non ripetervi, non ripetetevi. E lui non si voleva più ripetere. Aveva già viaggiato, aveva fatto tutto e ora voleva ritornare a casa sua e fare una cosa che non aveva mai fatto, cioè iniziare quello che era quasi stato fino ad ora un tabù per lui, il mistico. Prima era legatissimo ai fatti, i fatti erano la cosa più importante, il seguire la verità di cosa veramente accade nel mondo, chi, cosa, le motivazioni, non si faceva mai folgorare dal potere, dalle persone che avevano un carisma, che avevano... vedeva sempre dietro, sotto, ma cosa era vero? E poi si è stancato dei fatti, l'aveva visto, l'aveva capito e si è lasciato andare con molta trepidazione, devo dire, per la prima volta quando ha incominciato a seguire per sua scelta la prima profezia di morte, che era la profezia dell'indovino. Ma questa profezia è una profezia che noi in famiglia sappiamo, all'epoca non contava niente. È una profezia che dopo molti anni lui ha tirato fuori dal cassetto e l'ha spolverata, perché gli ha dato forza per fare qualcosa di completamente di nuovo. In fondo di nuovo si stava inventando la sua vita e si stava inventando il suo viaggio. Dall'indovino è andato avanti e nel 97 ha avuto una seconda profezia, questa più seria, dei medici, che gli hanno detto che stava per morire di cancro. Anche quella l'ha presa benissimo. L'ha presa come una lezione, come un amico, come una cosa che lui avrebbe usato di nuovo, avrebbe vigilato la forza che gli veniva contro e l'avrebbe usato per fare di nuovo quello che voleva fare lui. Gli ha dato quella spinta che l'ha portato nelle montagne e che finalmente l'ha riportato a casa, qui a Firenze. E allora vi voglio solo, per chi ha perso il contatto con lui negli ultimi mesi, vorrei solo dirvi un pochino di com'era quest'ultimo periodo. Eravamo soli in Italia, in un posto molto bello, intoccato. Lui stava fuori in giardino e ascoltava il canto del cuculo. Era primavera e ascoltava questo canto del cuculo. Guardava le anatre che passavano, guardava il vicino. Non parlava molto. Di tanto in tanto, per un'ora al giorno, si faceva un discorso assieme. Ma non aveva voglia più di dare, voleva rientrare in se stesso. Era sempre sereno, non si è lamentato di niente. E voleva... c'era questo strano senso che la sua vita era veramente completa. Uno può pensare che a 66 anni è morto giovane, invece lui non è morto giovane, aveva fatto tutto quello che voleva fare. E a questo punto l'unica cosa che sembrava che volesse era rimanere nella sua casetta di legno che lui si era costruito da solo. Dopo tutti questi lunghi viaggi, dopo tutti i burda e i tappeti che aveva portato da tutto il mondo, lui aveva deciso invece di mettersi in una piccolissima casetta di legno che lui ha costruito. 2 metri per 2, con 3 cose tibetane che gli piacevano, sentiva questa musica indiana e si metteva lì e sotto l'albero. Si svegliava prestissimo la mattina, guardava dalla finestra e ripeteva sempre: che meraviglia, è meraviglioso, è meraviglioso. E poi, 3 giorni prima di morire, quando quasi non riusciva più a parlare, di un tratto ci ha sorpreso tutti, perché di un tratto, invece di dire sì, no, ho bisogno di acqua, ha detto:
Io voglio parlare ora. Allora abbiamo detto, ma cosa vorrà dirci? E allora vi leggo le sue ultime parole. Prima anch'io vedevo il mondo diviso. Diviso! Vedevo me separato da tutto quello che vedevo. Vedevo me che guardavo me. E poi è successo qualcosa. Ed è successo che lo vedo tutto unito. Non vedo più la separazione. Prima vedevo il mondo a fette. Vedevo me che vedevo me. Poi è successo qualcosa di molto strano, perché allora non vedevo più separato. Vedevo me parte di tutto. E questo è bellissimo, perché improvvisamente mi sono trovato un altro me. Vi ho chiesto, ma quando è successo questo? Cos'è questo? Dice, è il risultato del tempo sull'Himalaya, quando ho incominciato a buttare via tutti i miei desideri. E quando non c'hai più desideri, quando non vuoi più essere te stesso, allora è tutt'uno. Tutt'uno! E c'è una cosa bella. Quando vedi tutt'uno, ti rendi conto che non ci sono più divisioni. E allora vuol dire che quando guardi i fiori, l'erba, non sono fiori, non sono fiori, non sono erba, sono parte di questa gloriosa bellezza che è la vita. E allora non c'è da chiedersi se è minerale, se è vegetale, quasi non riusciva più a parlare. Anzi, ti rendi conto, appena incominci a guardare, che è tutt'uno. Per cui, guardi la bellezza della destra e vedi l'unità di questa. E allora c'è una bellezza che devi capire. Si vive senza più attaccamento. Ti metti a guardare e scopri la bellezza del minerale, ma non esclude il vegetale. E allora guardi la bellezza del vegetale e vedi la bellezza del tutto. E vedi la grande bellezza della terra. Per cui è come abbracciare prima il minerale e abbracciare l'animale e abbracciare l'umanità, perché non c'è differenza. Abbracci l'umanità, ti butti in questa bellezza e rimane che abbracci il minerale, abbracci l'umanità, perché non c'è differenza.
quindi no, non è facile parlare di dopo le cose anche che ha detto, che ha spiegato tanto di lui. Tiziano e io abbiamo vissuto insieme gli anni in cui ci si forma e gli anni in cui si sogna la vita che si farà. Eravamo insieme a Luisa in collegio, quello che oggi si chiama Scuola Sant'Anna. E poi lì ci siamo rivisti molte volte anche negli ultimi anni, quando ci riunivamo noi ex allievi. Avevamo la stessa età, allora abbiamo ora. E quindi eravamo molto vicini. Quando Tiziano si laureò, erano i tempi che Laurimetti assumeva i più bravi che uscivano dall'università, erano i tempi che Paolo Volponi faceva la selezione del personale di Laurimetti. Era prevedibile che a un'intervista del genere uno come Tiziano venisse preso. E Tiziano, insieme ad altri, finì a Laurimetti, dove per tutti la prima esperienza, qualunque fosse la loro levatura o le aspettative che Laurimetti riponeva in loro, la prima esperienza era andare in giro, bussare alle porte, cercando di vendere lettere 22, quelli della mia generazione sanno che cos'era la lettera 22. Io e lui ci avevamo scritto la nostra tesi. Tiziano si mise in giro a vendere lettere 22, ma mentre altri riuscirono a superare questa esperienza e poi ad inserirsi, lui mi telefonava, mi scriveva e mi diceva: io non ce la faccio a vendere queste macchine da scrivere, io voglio andare a fare il giornalista in Cina. Era 1960, io gli dicevo: Tiziano, tu sei matto da regare, come fai a vendi le macchine da scrivere, abbi pazienza, qualcosa succede. E dopo un po' lui si rifaceva tutto, no, io devo andare a fare il corrispondente in Cina. E la cosa mi teneva particolarmente stravagante, perché io capivo la rivolta nei confronti di questa attività di venditore, ma che proprio ci fosse un'unica cosa che lui volesse fare, il corrispondente in Cina, quando non c'era nessun giornale italiano che fosse pronto a mandarci. Ma Tiziano, e lo avete capito, al di sopra di tutto ha a lungo amato, prima di altre esperienze, soprattutto la sua libertà, della quale è stato sempre gelosissimo, e poi l'ha affiancata a molto altro nel resto della sua vita. Fatto sta idea che un bel giorno mi dice: ma hanno preso lo spigher e le vado a comune, perché a me che era vicino non era particolarmente facile. E cominciò questa sua esperienza nel mondo, un'esperienza che intervallava con ritorni qua, e quindi abbiamo cominciato a mettere la sua famiglia insieme, e quindi con Angela abbiamo lontani, e poi sono venuti i figli, e poi sono venuti i nipoti. E io l'ho battuto a lungo sui nipoti, poi lui si è avvicinato, ora siamo due, ha fatto a tempo a vedere le cose. È rimasto legato all'Oriente. Si è imposto alla stampa italiana perché era diventato un grande giornalista per la stampa europea. Questo lo dico con sincera amarezza, ma questo è ciò che è accaduto, perché si era imposto. Ha visto tutte le guerre che la nostra generazione ha avuto la sventura di vivere. Per noi la seconda guerra mondiale eravamo troppo piccoli. Ha vissuto il Vietnam, ha vissuto la Cambogia, ha vissuto tutti questi orrori. E da questi orrori, ecco, è uscito poi, chissà come è successo, io non lo so come è successo, perché questo non era, per come me lo ricordo, non era necessariamente scritto nel suo modo di vedere la vita quando eravamo ragazzi. Era combattivo,
scoperta che lui ha fatto alla fine in chiave mistica nel vedere tutto, lui l'aveva fatta in qualche modo già prima, quando forse attraverso questa esperienza in bianco lui ha percepito nel valore della pace il riconoscimento di un'umanità inscindibile da essere umano a essere umano. Questo è stato il punto di svolta della sua vita, perché non era un predicatore mistico della pace, lui era convinto che la guerra è figlia di una cultura sbagliata, di una cultura dell'aggressione, di una cultura del disconoscimento, di una cultura della negazione dell'altro. E la pace simmetricamente era per lui la naturale conseguenza del fatto che poi è un messaggio che le grandi religioni hanno sempre insegnato, che se tu neghi l'altro neghi te stesso, che se tu neghi l'umanità di un altro tu neghi l'umanità nel suo insieme, e che è possibile trasformare culturalmente il mondo in un modo da fargli accettare la pace. C'è una grande eresia in questa sua enorme fiducia nella possibilità del bene di Dio. E l'eresia è l'eresia che nega Caino. Nega Caino. Caino non è scritto nel nostro inesorabile DNA della storia, ma è qualcosa che dipende da noi e che noi possiamo cancellare, e che se noi cancelliamo siamo in condizione di costruire un mondo di pace. Lui su questo era pronto ad entrare in tutti i dettagli. Non pensate che abbia soltanto raccontato agli alberi o a dei lettori anonimi attraverso i suoi bellissimi libri. E per Leonardo c'è una cosa su cui deve riflettere: come ha potuto la stessa città dare in Natale a due autori così diversi come quelli che in questi anni non sono? C'è qualcosa in questa città che non si è interamente composto. Ma ecco, lui lo raccontava e ci litigava anche in sedi seminariali, di convegno, di discussione, laddove si riunisce la società bene, Cernobbio. Lui più volte, io ce l'ho trovato, che arrivava con la sua barattata bianca ormai naturalmente, e ai tavoli, a cena, dopo cena, era pronto ad aggredire chiunque non fosse pronto ad accettare le distorsioni culturali di cui erano figli e tante delle conseguenze che ne vedevano. E questo è stato quello che riguarda. Io ieri forse ero più turbato di te, anche da chi lo sa quando ci siamo sentiti. Ho avuto questa impressione e mi sono domandato come tu facevi così, reagire con tanta sorridente serenità a quello che è successo, a quello che è successo. E perché è rimasto, pensiero? Tu senti che è rimasto. Tanti di noi possono dubitare che la morte sia lasciata il proprio corpo, altri sono pronti a crederlo, ma questo non ha importanza. Ci ha lasciato talmente tanto. Ed è stato così enorme l'impatto che questo ragazzo che non voleva vendere Lettere 22 è riuscito a produrre sul mondo in nome di questa idea che oggi è tra le più unificanti di tutte, lo ha dimostrato anche la vecchia Europa in questi mesi, in nome della pace, del senso di stare. Lui era orgoglioso dei figli,
era uno degli argomenti preferiti delle nostre conversazioni. Parlavamo di quello che facevano, di quello che avrebbero fatto. E a lui poi piaceva in particolare mio figlio, perché era uno che aveva rifiutato le scatole in cui io invece mi ero chiuso. Ma ecco, nonostante questo, so che è una di quelle persone che non si perde, che non si possono perdere, che rimarrà al di là di quell'albero, al di là di quelle montagne, ce lo ricorderemo tutti. E se non ci ricorderemo lui, e se ci sarà chi forse non saprà neanche chi era stato lui, però forse saranno in tanti, in tantissimi a sapere che gli esseri umani sono tutt'uno, che sono tutti partecipi della stessa umanità. E quando tutti lo avremo capito, che guardando l'altro guardi te stesso e che in me sei anche tu, allora quello che Tiziano ci ha raccontato sarà veramente vero e non sarà l'utopia che a me sembrava quando comincio a viverlo e a dirlo. Gli amici, la deporto, mi ha scritto.
Scalfari, da Ettore Mo, che è qui con noi, a Bernardo Valle, e tutti ci hanno dato un particolare, un aneddoto, qualcosa di significativo in più, grazie al quale noi abbiamo conosciuto meglio anche oggi, Tiziano Terzani, ma abbiamo conosciuto meglio anche noi stessi e il mondo che ci sta intorno. Soprattutto però sono stati i lettori a scrivere una pagina importante dei giornalisti. Fin da ieri, quando nel nostro sito si sono letteralmente affollati per dedicare a Tiziano un ultimo pensiero, un ultimo omaggio, un'ultima frase. Frasi semplici, ma forse proprio per questo più significative, in cui tanti esprimevano gratitudine per quello che Tiziano gli aveva permesso di capire e forse e anche soprattutto per quelle emozioni che gli aveva permesso di vivere. Noi gli diciamo grazie, innanzitutto non possiamo non dirglielo come fiorentini orgogliosi, tutte le volte che vediamo scorrere in qualche modo la nostra città nel fiume, nel grande fiume, non solo del giornalismo ma della cultura, del dibattito civile che a questo paese serve tanto. Le diciamo grazie come giornalisti, un po' preoccupati perché vediamo che gli spazi per il giornalismo, così come lo intendeva Tiziano Terzani ed è il modo giusto di intenderlo, tendono piuttosto a restringersi che a allargarsi e bisogna combattere perché questo non accada. Glielo diciamo e diciamo grazie anche e infine come giornalista del Corriere della Sera, consapevoli che un grande giornale deve essere una grande palestra di idee, anche diverse, anche contrapposte, ma libere. Per questo diciamo grazie anche a nome di chi la pensava come lui, ma anche a nome di chi non la pensava come lui, perché lui è stato prezioso. Volevo dire che noi 27 abbiamo avuto la prima riunione del nostro consiglio
quartiere del 4 e avevamo deciso di dare la cittadinanza onoraria del nostro quartiere a Tiziano. Tiziano è una falegnaia, la falegnaia sta nel quartiere 4, quindi è un onore e una gloria per il nostro quartiere. E volevo dire comunque che io l'ho conosciuto per l'occasione, diciamo, del mio lavoro. Un giorno l'ho visto entrare Tiziano, professore per i capelli neri, all'epoca completamente neri, con dei bellissimi baffi neri, e niente, abbiamo cominciato a parlare di lavoro, io parlavo di viaggio, lui parlava dei suoi viaggi. Poi abbiamo cominciato a parlare, diciamo così, del mondo, delle cose che lui vedeva, e quindi niente, Tiziano era molto aperto, nel senso che lui diceva subito le cose che lui pensava e le metteva subito in confronto a quelle cose delle persone che lui parlava e pensava. Quindi era, quando l'ho conosciuto era l'epoca di Vietnam, quindi ero schierato con il Davide vietnamita, lui era un corrispondente e mi parlava della sua vita come corrispondente. Attraverso le sue parole io sentivo l'odore della carta bruciata, gli scoppi, le urla. Praticamente questa era la bellezza del lavoro dell'iniziato, di farti vedere e conoscere subito le cose di cui parlava. Io naturalmente mi sono qualificato all'epoca. Eravamo tutti comunisti, poi sarebbero nemmeno capendo bene cosa volesse dire, e lui praticamente, che era un uomo che la vedeva lunga e capiva le cose, nel 1991 mi ha fatto dedicare un libro, e in questo libro mi ha fatto una dedica che io vorrei leggere, perché questa dedica si legge molto di quello che era Tiziano, e mi dice questo: buon viaggio a uno che continua a commuoversi, a Ugo, amico dei tempi sognanti, compagno di viaggi immaginati ed ora fedele alla speranza di una società migliore, in quanto e in questo senso io le stavo sempre associando, anche se tu me ne vorrai, e mi scuso per alcune cattiverie che seguono. Le cattiverie, naturalmente, questo libro è quello della nostra signora Lenin, era dedicato praticamente a quella che era disastrosa dell'Unione Sovietica degli anni 90, e io mi sono guardato il senso per cui Tiziano rivelava questo libro, e io ho capito che Tiziano parlava con me, che mi dichiaravo comunista, come parlava, come se avesse parlato con suo padre. Infatti io all'interno del libro leggo una pagina biografica proprio del padre, sì, velocissimo, e niente, io vi dimentico se stavo saltando il muro del giardino di casa a Firenze, scappando le gambe, la mia vita in un modo o nell'altro è stata segnata da quell'idea, dalla speranza che ha suscitato. Un giorno si smura, si può dire, degli amici di mio padre, quando frustrati dalla povertà della guerra, dai cittadini che reprimevano gli scioperi, aspettavano il giorno della loro rivoluzione e l'ordine di andare a togliere da muri dove li avevano nascosti, avvolti nel cielo reale, e mi trovo come aveva fatto resistenza. Segue subito la frase che chiude, perché come se parlassi con me, Tiziano. Fortunatamente quella rivoluzione non venne mai, la chiude in questa maniera. Quindi io credo che è stato giusto anche parlare di Tiziano in questa maniera, anche di un'esperienza che ho fatto, che ho avuto la fortuna di fare, e che con Tiziano, devo dire, è molto più una parte di me. Allora, a un certo punto vado in acento. Scusate, il mio linguaggio, ma io non sono più convinto, non sono tipo di scapolo, come diceva la scuola italiana. Io nel 68 partì a lei in Afghanistan per dei mesi, trovai un popolo ospitale, cioè delle gente benissimo, che adesso stanno parlando in modo che è incivile. Ma comunque non facciamo politica. E mi dice, qui non c'è nessuno, praticamente, io rimango un attimo così, ma come? Mi sono fatto un mazzo così. Mi sono fatto 13 km a piedi, sono partito questa mattina da Pagheccio, i signori sanno da Pagheccio. Da Pagheccio mi sono fermato con l'auto, dovevo fare 70 km, ci vuole tutta la giornata, o almeno metà giornata. Poi di lì mi chiedo di entrare in questo posto benito, che è un santuario di bellezza naturale,
E lì allora c'era chi andava in gruppo, gli stranieri pagavano tutti, gli italiani pagavano tutti, mi sono fermato a cominciare il tempo. E poi ho deciso, vado su altri 13 km. Arrivato in questa bella valletta, dove c'è un tempietto, mi dico, ma dov'è Tiziano? Tiziano? C'è la, insomma, il primo del zero, c'è il shopping, c'è. Non molto carinamente, invece mi manda solo con l'esteria. Tanti 2 chilometri, ritorno giù, tutti i montani. Ritorno giù, vado da quello del c'è il shopping, che mi è il tempo. E gli dico, ma come, mi prendi, te li contento. No, ti accompagno io da Tiziano. No, dimmi dov'è il porto di zero, dove è il suo capo, per un altro cieco, mi dice, quando sono, piacete che mi trovo a casa, ci sono. Ragazzi, qui siete stati una vita, ufficializzare la presa un sacco di tempo, io che vi devo dire, sono costretto, una mattina sono partito da Parigi, ho saputo la notizia, sono partito da Parigi con la mia famiglia, dato che siamo un buon momento, perché io ho deciso di non avere soldi per non immergere tutte queste cose, mi ci trovo in mezzo, allora mi sono detto, via, andiamo, ritorniamo a Pisa, per Pisa, ho lasciato la famiglia sul treno, che era un consiglio di Pisa, mi sono fermato da 2 giorni solo. Ogni 3 mesi non la
Non posso parlare. Vi saluto e vi ringrazio tantissimo.
Bulbo. No, ma si fa, questo è già pronto. Ora io sento se vogliono venire su. C'è qualche posto in più a sedere, c'è molto più caldo. Quindi per acclamazione di popolo, se vogliamo andare nel salone dei 500, si può uscire con calma da quella porta lì in fondo, sulla destra, quella porticina piccola, prendere gli scaloni. Grazie.
Siamo stati anche noi sorpresi, ma molto piacevolmente e favorevolmente colpiti da questa partecipazione. Forse giù in sala d'arte si poteva usufruire dell'impianto di aria condizionata, che qui purtroppo non c'è. Tuttavia io credo che la presenza nel Salone dei 500 renda ancora più significativo l'omaggio a Tiziano Terzani, e credo che forse lui non si sarebbe troppo turbato di qualche problema di adattamento o assestamento organizzativo quest'oggi. Io soltanto poche parole vorrei dire, avremo poi una presenza molto gradita con un interludio musicale, l'intervento di Folco, che saluto insieme ad Angelo, insieme a Saskia, a tutti i familiari e gli amici di Tiziano Terzani, poi di nuovo un interludio musicale, poi io credo che se qualcuno vorrà portare un saluto, una testimonianza e un ricordo, credo vero Angelo che noi saremo lieti di poterlo ascoltare e accogliere qui con noi poi il suo intervento. Io volevo partire semplicemente da questo, da una dedica su un libro che mi fu recapitato il 12 marzo, Vescovo di Stato, a Leonardo Domenici, sindaco di Firenze, con tutti gli auguri di farne una città con un'anima. Buon lavoro, Tiziano Terzani. Non è un caso che si possa leggere
quando si hanno terziati fa riferimento al periodo di 3 mesi di un ashram in cui vuole studiare il sanscrito e riflettere, che lui sceglie di diventare semplicemente Anama, il senza nome, e scrive: è uno strano esperimento quello di non essere più il sé a cui si è abituati, di non poter più ricorrere a quel che si è stato, a quel che si è fatto, a dove si è nati o a chi si conosce, per identificarsi, definirsi, stabilire dei rapporti anche elementari con chi si incontra. È un esercizio questo da provare, magari durante le vacanze. Ed è proprio quindi questa sua ricerca che lo porta a sviluppare poi una riflessione di carattere generale, come quella sui temi della pace e della guerra. Io ricordo proprio qui, quando nel febbraio del 2002, in un incontro affollato come questo, Tiziano Terzani parlò su questo tema della pace e della guerra, centinaia e centinaia di giovani, in un incontro organizzato dalla Fondazione La Pira qui in Palazzo Verde. E poco prima avevo avuto il piacere di trattenermi un po' con lui nella sala di Clemente VII, dove ricordo che osservavamo, anche di autoironia, che lui era venuto a parlare di pace in questo palazzo che nella sua bellezza però costantemente non fa altro che ricordarci forse come un memento la guerra, questi scontri, queste battaglie, questi furibondi momenti di guerra fra uomini. E credo di poter dire però anche che il suo pacifismo così importante in quest'ultima fase della sua esistenza. A un certo punto in questo libro Tiziano Terzani ricorda il suo unico comizio, così lo chiama, fatto di vita sua in Piazza Santo Spirito alla conclusione della fiancolata contro la guerra. Però anche questo pacifismo così radicale e così sostanziale è un punto d'approdo per esperienze successive. Da parte di un uomo che aveva fatto esperienza di tante guerre, che le aveva viste, ne era stato coinvolto, le aveva vissute. Eppure, questo è stato uno dei messaggi più importanti di questa ultima fase della vita di Tiziano Terzani. Io voglio anche ricordare un momento importante, un passaggio importante, delle cose che lui scrisse in occasione di grande appuntamento che fu il Forum Sociale Europeo di Firenze nel novembre del 2002, e del suo coraggio di schierarsi in quel momento di così forti polemiche anche al fianco di quella città che lui aveva visto in alcuni momenti un po', come dire, per usare le sue parole, diventare sciatta e bottegaia, però scorge in quel momento la città positiva, la Firenze che si apriva verso l'esterno, che sapeva accogliere tanti giovani da tutte le parti d'Europa e del mondo, la Firenze che si mobilitava per la pace. E in quel momento, appunto, nelle parole di Tiziano Terzani, nel suo libro, c'era una speranza che da Firenze si estendeva a tutta l'umanità, con un messaggio anche semplice, se volete, ma così profondamente chiaro e diretto, che vale la pena forse anche questo di ricordarlo e di rileggerlo. Dobbiamo vivere più naturalmente, desiderare di meno, amare di più, e anche i malanni come il mio diminuiranno. E soprattutto basta con le guerre e con le armi. Basta con i nemici, bisogna riportare una dimensione spirituale alle nostre vite, ora intrappolate nella materia. Dobbiamo essere meno egoisti, meno presi dall'interesse personale e più dedicati al bene comune. Sono parole, se volete, molto semplici, ma che ci riconducono a quelli che sono i fondamenti del nostro vivere, della nostra vita, non solo individuale, Tiziano Terzani non smette mai la sua individualità, ma anche alla nostra dimensione e ai fondamenti etici e sociali della nostra esistenza.
E io credo che in questo momento noi non possiamo non ricordare anche l'importanza del rapporto che appunto Tiziano ebbe con Firenze e continuò ad avere con Firenze. Ecco perché io credo che sia particolarmente significativo qui che insieme a tante persone venute da fuori, da lontano, che io ringrazio per questo capo pomeriggio di luglio di essere qui nel Salone 500, qui c'è soprattutto anche tanta Firenze, c'è tanta della sua Firenze, di quella Firenze che lui sempre nel libro ci dice di aver apprezzato ancora nel momento in cui si metteva a sedere e a meditare nella basilica di San Miniato, pur dicendoci che non per questo lui aveva riscoperto la religione di casa, ma che comunque questo rappresentava un passaggio a misurarsi con tutte le religioni del mondo, del pianeta, in modo molto aperto. Ecco, io vorrei ringraziarlo qui come sindaco, come fiorentino, ma anche come una persona che crede profondamente che oggi il messaggio di pace che c'è nei suoi libri, nella sua vita, nei suoi scritti, è uno degli aspetti e dei lasci più importanti. Tiziano Terzani, io vorrei comunque ringraziarlo a nome di tutti e vorrei ringraziarlo per, se così possiamo dire, quei giri di giostra che ci ha fatto fare nella sua vita, che abbiamo fatto con lui, con i suoi reportage, con i suoi articoli, con le sue riflessioni e con i suoi libri. E io credo che quello che possiamo dire oggi qui da Firenze, dalla sua Firenze, è profondamente e sentitamente dal cuore grazie, grazie a Tiziano per quello che ha fatto.
Da giovane è scappato via.
andare molto lontano. Ha visto moltissimi posti e moltissime cose. Questo mi affascinava sempre, sapere cosa pensava, cosa credeva dopo aver visto tutto questo. Dopo essersi divertito come un matto in posti che godeva, in l'Asia, l'esotico, in cui stava benissimo, nei tropici, nel caldo, tra le palme, e poi nelle guerre, e poi in mezzo alla gente, e poi in mezzo ai politici, e poi in mezzo a tutti ha incontrato. E cos'erano le sue conclusioni? Beh, sono stato molto fortunato, perché 4 mesi fa mi ha chiamato. Allora nelle montagne
ha messo il cartello fuori dal cancello, che sembrava duro, ma come lui era, quando voleva una cosa era durissimo. Il cartello diceva: ogni visita è sgradita senza eccezione. E questo cartello ha tenuto via anche i gentilissimi carabinieri che passano a volte per salutare. Nessuno poteva entrare. E poi nessuno poteva chiamare. Non voleva assolutamente rispondere al telefono per nessuno. Aveva bisogno dei suoi mesi di silenzio. E con questo si è ricreato, con questo silenzio, quello che lui aveva trovato nell'Himalaya. È stato strano, perché quando ci ha richiamati a casa, noi sapevamo che lui stava per morire, per lasciare il suo corpo. Eppure lui era veramente felice. Era come se questo fosse il suo ultimo grande viaggio. Era una vera avventura per lui e l'ha detto chiarissimo: ho visto tutto, questo lo voglio fare e lo voglio vivere, e l'ha vissuto completamente. C'è un bell'albero in giardino, ha messo una sedia sotto l'albero, dietro sotto l'albero, ad ombra, c'aveva un gattino, due papere e le montagne, e per giorni e giorni e giorni stava davanti a questa montagna e l'unica cosa che diceva in continuazione era: è meraviglioso, è meraviglioso. Cosa vedeva? Cos'è questa cosa che era tanto meravigliosa? Beh, un po' ce l'ha fatta vedere a noi. Ce l'ha fatta vedere quando ci ha fatto vedere la grandezza del mondo. I suoi figli, io e mia sorella, ci ha portati in giro con lo scopo, come diceva lui, di seminare ricordi, di farci vedere delle cose che ci sarebbero rimaste impresse nella testa, in modo che noi capissimo che non dovevamo rimanere rinchiusi nelle scatole, che si poteva essere liberi, non nelle scatole delle macchine, del lavoro, dell'ufficio, ma diceva: vai, vai, lavora per un circo, fai quello che vuoi, non devi fare i lavori che ci sono, non devi inserirti in quelle scatole, non devi inserirti nella società, fai quello che vuoi e inventati la tua vita. Piano piano ho cominciato a capire questo. Da giovane, per farci vedere l'altro, per conoscere altre cose, ci ha portato in Cina e ci ha sbattuti in una scuola cinese, perché voleva che noi imparassimo il cinese, che conoscessimo l'altro dal di dentro, non dal di fuori. All'inizio era durissimo, ma poi invece aveva ragione lui, perché con questo abbiamo visto cos'è essere dentro l'altro paese e non essere turisti. Questo è quello che lui ha sempre fatto. A 40 anni ci ha portati tutti in India e noi non sapevamo perché. Dopo è venuto fuori che mio padre sapeva sempre che l'India sarebbe stato il posto che gli avrebbe insegnato l'ultima lezione, come morire. Però a 40 anni ci ha portati in India e a 40 anni, quando era un bambino piccolo, ci ha fatto incontrare per la strada dei saggi e degli eremiti indiani. Mi era parso di vederli per un attimo e poi sono scomparsi. Invece quegli eremiti sono rimasti come una bomba a orologeria dentro di me, che è scoppiata 20 anni dopo. Perché vedere alcune cose, vedere alcune meraviglie, alcuni personaggi del mondo che sono completamente diversi da noi, ci aiutano a sentire la grandezza di questo posto in cui stiamo. Perciò lui diceva: se avete l'occasione di non ripetervi, non ripetetevi. E lui non si voleva più ripetere. Aveva già viaggiato, aveva fatto tutto e ora voleva ritornare a casa sua e fare una cosa che non aveva mai fatto, cioè iniziare quello che era quasi stato fino ad ora un tabù per lui, il mistico. Prima era legatissimo ai fatti. I fatti erano la cosa più importante. Seguire la verità di cosa veramente accade nel mondo, chi, cosa, le motivazioni, non si faceva mai folgorare dal potere, dalle persone che avevano un carisma, che avevano... vedeva sempre dietro, sotto, ma cosa era vero? E poi si è stancato dei fatti, l'aveva visto, l'aveva capito e si è lasciato andare con molta trepidazione, devo dire, per la prima volta quando ha incominciato a seguire per sua scelta la prima profezia di morte, che era la profezia dell'indovino. Ma questa profezia è una profezia che noi in famiglia sappiamo, all'epoca non contava niente. È una profezia che dopo molti
libro è tirato fuori dal cassetto e la spolverata, perché gli ha dato forza per fare qualcosa di completamente nuovo. In fondo di nuovo si stava inventando la sua vita e si stava inventando il suo viaggio. Dall'indovino è andato avanti e nel 97 ha avuto una seconda profezia, questa più seria, dei medici, che gli hanno detto che stava per morire di cancro. Anche quella l'ha presa benissimo. L'ha presa come una lezione, come un amico, come una cosa che lui avrebbe usato di nuovo, avrebbe rigirato la forza che veniva contro e l'avrebbe usato per fare di nuovo quello che voleva fare lui. Gli ha dato quella spinta che l'ha portato nelle montagne e che finalmente l'ha riportato a casa, qui a Firenze. E allora vi voglio solo, per chi ha perso il contatto con voi negli ultimi mesi, vorrei solo dirvi un pochino di com'era quest'ultimo periodo. Eravamo soli in montagna, in un posto molto bello, intoccato. Lui stava fuori in giardino e ascoltava il canto del cuculo. Era primavera e ascoltava questo canto del cuculo. Guardava le anatre che passavano, guardava il vicino. Non parlava molto. Di tanto in tanto, proprio per un'ora al giorno, si faceva un discorso assieme. Ma non aveva voglia più di dare, voleva rientrare in se stesso. Era sempre sereno, non si è lamentato di niente. E voleva, c'era questo strano senso che la sua vita era veramente completa. Uno può pensare che a 66 anni è molto giovane, invece lui non è molto giovane, aveva fatto tutto quello che voleva fare. E a questo punto l'unica cosa che sembrava che volesse era rimanere nella sua casetta di legno che lui si era costruito da solo. Dopo tutti questi lunghi viaggi, dopo tutti i burda e i tappeti che aveva portato da tutto il mondo, lui aveva deciso invece di mettersi in una piccolissima casetta di legno che lui ha costruito, 2 metri per 2, con 3 cose tibetane che gli piacevano. Sentiva questa musica indiana e si metteva lì e sotto l'albero. Si svegliava prestissimo la mattina, guardava dalla finestra e ripeteva sempre: che meraviglia, è meraviglioso, è meraviglioso. E poi, 3 giorni prima di morire, quando quasi non riusciva più a parlare, di un tratto ci ha sorpreso tutti. Perché di un tratto, invece di dire sì, no, ho bisogno di acqua, ha detto: io voglio parlare ora. Allora abbiamo detto: ma cosa vorrà dirci? E allora vi leggo le sue ultime parole. Prima anch'io vedevo il mondo diviso, diviso. Vedevo me separato da tutto quello che vedevo. Vedevo me che guardavo me. E poi è successo qualcosa. Ed è successo che lo vedo tutto unito. Non vedo più la separazione. Prima vedevo il mondo a fette. Vedevo me che vedevo me. Poi è successo qualcosa di molto strano, perché allora non vedevo più separato. Vedevo me parte di tutto. E questo è bellissimo, perché improvvisamente mi sono trovato un altro me. Gli ho chiesto: ma quando è successo questo? Cos'è questo? Dice: è il risultato del tempo sull'Himalaya, quando hai cominciato a buttare via tutti i miei desideri. E quando non c'hai più desideri, quando non vuoi più essere te stesso, allora è tutt'uno, tutt'uno. E c'è una cosa bella: quando vedi tutt'uno ti rendi conto che non ci sono più divisioni. E allora vuol dire che quando guardi i fiori, l'erba, non sono fiori, non sono fiori, non sono erba, sono parte di questa gloriosa bellezza che è la vita. E allora non c'è da chiedersi se è minerale, se è vegetale.
quasi non riuscivo più a parlare. Anzi, ti rendi conto, appena incominci a guardare, che è tutt'uno! Per cui, guardi la bellezza della destra e vedi l'unità di questa! E allora c'è una bellezza che devi capire. Si vive senza più attaccamento. Ti metti a guardare e scopri la bellezza del minerale, ma non esclude il vegetale. E allora guardi la bellezza del vegetale e vedi la bellezza del tutto. E vedi la grande bellezza della terra. Per cui è come abbracciare prima il minerale e abbracciare l'animale e abbracciare l'umanità, perché non c'è differenza. Abbracci l'umanità, ti butti in questa bellezza e rimani che abbracci il minerale, abbracci l'umanità, perché non c'è differenza. Thank you.
Siamo e io abbiamo vissuto insieme gli anni in cui ci si forma e gli anni in cui si sogna la vita che si farà. Eravamo insieme a Pisa in collegio, quello che oggi si chiama Scuola Sant'Anna. E poi lì ci siamo rivisti molte volte anche negli ultimi anni, quando ci riunivamo noi ex allievi. Avevamo la stessa età, allora abbiamo ora. E quindi eravamo molto vicini. Quando Tiziano si laureò, erano i tempi che Laurivetti assumeva i più bravi che uscivano dall'università, erano i tempi che Paolo Volponi faceva la selezione del personale di Laurivetti. Era prevedibile che a un'intervista del genere uno come Tiziano venisse preso. E Tiziano, insieme ad altri, finì a Laurivetti, dove per tutti la prima esperienza, qualunque fosse la loro levatura o le aspettative che Laurivetti riponeva in loro, la prima esperienza era andare in giro, bussare alle porte, cercando di vendere lettere 22, quelli della mia generazione sanno di cos'era la lettera 22. Io e Luigi avevamo scritto la nostra tesi sulla lettera 22, e sapevamo cos'era. E Tiziano si mise in giro vendere lettere 22, ma mentre altri riuscirono a superare questa esperienza e poi ad inserirsi, lui mi telefonava o mi scriveva e mi diceva: io non ce la faccio a vendere queste macchine da scrivere, io voglio andare a fare il giornalista in Cina. Era 1960, io gli dicevo: Tiziano, tu sei matto da regare, come fai a fare questo? Come vendi le macchine da scrivere, abbi pazienza, qualcosa succede. E dopo un po' lui si rifaceva tutto, no, io devo andare a fare il corrispondente in Cina. E la cosa mi appariva particolarmente stravagante, perché io capivo la rivolta nei confronti di questa attività di venditore, ma che proprio ci fosse un'unica cosa che lui volesse fare il corrispondente in Cina, quando non c'era nessun giornale italiano che fosse pronto a mandarci. Ma Tiziano, e lo avete capito, al di sopra di tutto, a lungo amato, prima di altre esperienze, soprattutto la sua libertà, della quale è stato sempre gelosissimo, e poi l'ha affiancata a molto altro nel resto della sua vita. Fatto sta idea che un bel giorno mi dice: mi hanno preso la spiga e le vado a correre, perché avevo che andare in Cina non era particolarmente facile. Cominciò questa sua esperienza nel mondo, un'esperienza che intervallava con ritorni qua, e quindi abbiamo cominciato a mettere la sua famiglia insieme, e quindi con Angela abbiamo tanti ricordi, e poi sono venuti i figli, e poi sono venuti i nipoti, e io l'ho battuto a lungo sui nipoti, poi lui si è avvicinato, lui ha fatto a tempo a vedere le cose. È rimasto legato all'Oriente. Si è imposto alla stampa italiana perché era diventato un grande giornalista per la stampa europea. Questo lo dico con sincera amarezza, ma questo è ciò che è accaduto. Perché si era imposto? Ha visto tutte le guerre che la nostra generazione ha avuto la sventura di vivere. Per noi la Seconda Guerra Mondiale eravamo troppo piccoli. Ha vissuto il Vietnam, ha vissuto la Cambogia, ha vissuto tutti questi orrori. E da questi orrori, ecco, è uscito poi, chissà come è successo, io non lo so come è successo, perché questo non era, per come me lo ricordo, non era necessariamente scritto nel suo modo di vedere la vita quando eravamo ragazzi. Era combattivo, era aggressivo, poi lo è rimasto combattivo e aggressivo. Avete fatto questa scoperta che lui ha fatto alla fine in chiave mistica,
lui l'aveva fatta in qualche modo già prima, quando forse attraverso questa esperienza indiana lui ha percepito nel valore della pace il riconoscimento di un'umanità inscindibile da essere umano a essere umano. Questo è stato il punto di svolta della sua vita, perché non era un predicatore mistico della pace, lui era convinto che la guerra è figlia di una cultura sbagliata, di una cultura dell'aggressione, di una cultura del disconoscimento, di una cultura della negazione dell'altro. E la pace simmetricamente era per lui la naturale conseguenza del fatto che poi è un messaggio che le grandi religioni hanno sempre insegnato, che se tu neghi l'altro neghi te stesso, che se tu neghi l'umanità di un altro tu neghi l'umanità nel suo insieme, e che è possibile trasformare culturalmente mondo in modo da fare accettare la pace. C'è una grande eresia in questa sua enorme fiducia nella possibilità del bene di Dio. E l'eresia è l'eresia che nega Caino. Nega Caino. Caino non è scritto nel nostro inesorabile DNA della storia, ma è qualcosa che dipende da noi e che noi possiamo e che se noi cancelliamo siamo in condizione di costruire un mondo di pace. Lui su questo era pronto ad entrare in tutti i dettagli. Non pensate che abbia soltanto raccontato agli alberi o a dei lettori anonimi attraverso i suoi bellissimi libri. E per Leonardo c'è una cosa su cui deve riflettere: come ha potuto la stessa città dare in Natania due autori così diversi come quelli che in questi anni sono composti. C'è qualcosa in questa città che non si è interamente composto. Ma ecco, lui lo raccontava e ci litigava anche in sedi seminariali, di convegno, di discussione, laddove si riunisce la società bene. Cernobbio. Lui più volte, io ci ero trovato, che arrivava con la sua barba bianca ormai naturalmente, e ai tavoli, a cena, a cucina, era pronto ad aggredire ancora chiunque non fosse pronto ad accettare le distorsioni culturali di cui erano figli e tante delle conseguenze che gli avevano. E questo è stato quello che riguarda. Io ieri forse ero più turbato di te, anche da chi lo sa quando ci siamo sentiti. Ho avuto questa impressione e mi sono domandato come tu facevi così a reagire con tanta sorridente serenità a quello che è successo, a quello che è successo. E perché è rimasto pensiero? Tu senti che è rimasto. Tanti di noi possono dubitare che la morte sia lasciata il proprio corpo, altri sono pronti a crederlo, ma questo non ha importanza. Ci ha lasciato talmente tanto ed è stato così enorme l'impatto che questo ragazzo che non voleva vendere Lettere 22 è riuscito a produrre sul mondo in nome di questa idea che oggi è tra le più unificanti di tutti. Lo ha dimostrato anche la vecchia Europa in questi mesi, in nome della pace, del senso di essere. Era uno degli argomenti preferiti delle nostre conversazioni.
a lui poi piaceva in particolare mio figlio, perché era uno che aveva rifiutato le scatole in cui io invece mi ero chiuso. Ma ecco, nonostante questo, so che è una di quelle persone che non si perde, che non si possono perdere, che rimarrà al di là di quell'albero, al di là di quelle montagne, ce lo ricorderemo tutti. E se non ci ricorderemo lui, e se ci sarà chi forse non saprà neanche chi era stato lui, però forse saranno in tanti, in tantissimi a sapere che gli esseri umani sono tutt'uno, che sono tutti partecipi della stessa umanità. E quando tutti lo avremo capito, che guardando l'altro guardi te stesso e che in me sei anche tu, allora quello che Tiziano ci ha raccontato sarà veramente vero e non sarà l'utopia che a me sembrava. E tutti
ci hanno dato in particolare un aneddoto, qualcosa di significativo in più, grazie al quale noi abbiamo conosciuto meglio anche oggi Tiziano Terzani, ma abbiamo conosciuto meglio anche noi stessi e il mondo che ci sta intorno. Soprattutto però sono stati i lettori a scrivere una pagina importante del giornalismo. Fin da ieri, quando nel nostro sito si sono letteralmente affollati per dedicare a Tiziano un ultimo pensiero, un ultimo omaggio, un'ultima frase. Frasi semplici, ma forse proprio per questo più significative, in cui tanti esprimevano gratitudine per quello che Tiziano gli aveva permesso di capire e forse e anche soprattutto per quelle emozioni che gli aveva permesso di vivere. Noi gli diciamo grazie, innanzitutto non possiamo non dirglielo come fiorentini orgogliosi, tutte le volte che vediamo scorrere in qualche modo la nostra città nel fiume, nel grande fiume, non solo del giornalismo ma della cultura, del dibattito civile che a questo paese serve tanto. Le diciamo grazie come giornalisti, un po' preoccupati perché vediamo che gli spazi per il giornalismo, così come lo intendeva Tiziano Terzani ed è il modo giusto di intenderlo, tendono piuttosto a restringersi che a allargarsi e bisogna combattere perché questo non accada. Glielo diciamo e diciamo grazie anche e infine come giornalista del Corriere della Sera, consapevoli che un grande giornale deve essere una grande palestra di idee, anche diverse, anche contrapposte, ma libere. Per questo diciamo grazie anche a nome di chi la pensava come lui, ma anche a nome di chi non la pensava come lui, perché lui è stato prezioso. Tiziano è una falegnaia, la falegnaia sta nel quartiere 4.
quindi è un onore e una gloria per il nostro quartiere. E volevo dire dunque che io l'ho conosciuto per l'occasione, diciamo, del mio lavoro. Un giorno l'ho visto entrare Tiziano, come sapete, con gli neri all'epoca, completamente neri, con dei bellissimi baffi neri, e niente, abbiamo cominciato a parlare di lavoro, io parlavo di viaggio, lui parlava dei suoi viaggi. Poi abbiamo cominciato a parlare, diciamo così, del mondo, delle cose che lui vedeva, e quindi, niente, Tiziano era molto aperto, nel senso che lui diceva subito le cose che lui pensava e le metteva subito in confronto a quelle cose, delle persone che ricordava e pensava. Quindi quando l'ho conosciuto era l'epoca di Vietnam, quindi ero schierato con i tagli di Vietnamita, lui era un corrispondente e mi parlava della sua vita come corrispondente. Attraverso le sue parole sentivo l'odore della carta bruciata, gli scoppi, le urla. Praticamente questa era la bellezza del lavoro di Tiziano, di farti vedere e conoscere subito le cose di cui parlava. Io naturalmente mi sono qualificato all'epoca. Arrivavano tutti i comunisti, forse nemmeno capendo bene cosa volesse dire, e lui praticamente che era un uomo che la vedeva lunga e capiva le cose, nel 1991 mi ha fatto dedicare un libro e in questo libro mi ha fatto una dedica che io vorrei leggere, perché questa dedica si legge molto di quello che era Tiziano, e mi dice questo: buon viaggio a uno che continua a commuoversi, a Ugo, amico dei tempi sognanti, compagno di viaggi immaginati e ora fedele alla speranza di una società migliore, in quanto e in questo senso io le stavo sempre associato. Anche se tu me ne vorrai e mi ne scuso per alcune cattiverie che seguono. Le cattiverie, naturalmente, questo libro è Buonanotte, signor Lenin, era dedicato praticamente a quella che era la situazione disastrosa dell'Unione Sovietica degli anni 90. E io mi sono guardato il senso in cui Tiziano rivelava questo libro. E io ho capito che Tiziano parlava con me, che mi dichiaravo comunista, come se avesse parlato con suo padre. Infatti io all'interno del libro leggo una pagina biografica proprio del padre. Sì, velocissimo. Lui dice non sono diventato comunista, ma da quanto mi pare che lo era, vedo le carte del fascismo. Io vidi mentre si stava saltando il muro del giardino di casa a Firenze, scappando le gambe, la mia vita in un modo o nell'altro è stata segnata da quell'idea, dalla speranza che ha suscitato. Un giorno si smura, senza un po' dire degli amici di mio padre, quando frustrato dalla proprietà della guerra, dai cittadini che ricevevano gli scioperi, aspettavano il giorno della loro rivoluzione e l'ordine di andare a togliere da muri dove li avevano nascosti a volte nel cielo reale di vita e di vita non aveva fatto resistenza. Segue subito la frase che chiude, perché come se parlasse con me, Tiziano. Fortunatamente quella rivoluzione non venne mai, la chiude in questa maniera. Quindi io credo che è stato giusto anche parlare di Tiziano in questa maniera, anche di un'esperienza che ho fatto e ho avuto la fortuna di fare. E con Tiziano devo dire è molta buona parte di me. Allora, a un certo punto vado in acento, scusate il mio linguaggio, ma io non sono così convinto, non sono di quelle scatole che diceva la scuola, io nel 68 partì a lei in Afghanistan dei mesi, dove un popolo ospitato, cioè delle gente benissimo che adesso stanno parlando in modo di arrangimento festivo. Comunque non facciamo questo. E mi dice, qui non c'è nessuno, praticamente, io rimango un attimo così, ma mi sono fatto un mazzo così, mi sono fatto 13 km a piedi, sono partito qui stamattina da Bagheccio, il signore Santo da Bagheccio. Da Bagheccio mi sono fermato con l'auto, dovevo fare 70 km, ci vuole tutta la giornata, o almeno metà giornata. Poi di lì mi chiedo di entrare in questo posto benigno per un santuario, bellezza naturale, e lì allora c'era chi andava in gruppo, gli stranieri pagavano tutti, gli italiani pagavano tutti, mi sono fermato a cominciare e poi ho deciso, vado su a 13
torno giù, vado da quello del cesso, che mi aiuta, e gli dico, ma come, mi prendi per i contenti? No, ti accompagno io, ti accompagno io da sera. No, dimmi dov'è, porto di sera, dove sono, vabbè, per un altro cieco, mi dice, vado su, piacete che mi tocca, ma ci sono. Ragazzi, qui siete stati una vita, l'ufficialità ha preso un sacco di tempo, io che vi devo dire, sono costretto, stamattina sono partito da Parigi, ho saputo non dire nulla, sono partito da Parigi con la mia famiglia, dato che siamo un monumento, perché io ho deciso di non avere soldi perché mi immagino tutte queste cose, mi ci trovo in mezzo, allora mi sono detto, via, andiamo, ritorniamo a Pisa, ho lasciato la famiglia sul treno, che era una cosa di Pisa, mi sono fermato con i miei giorni.
questo è il suo punto di Firenze a Tiziano Terzani.